Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geometry Dash. Oggi facciamo un easy demon scelto completamente a caso tra i Featured, perché sì, che si chiama Carry the Level, fatto da Carry the Ball. Ok, non ho capito, però va bene. Un easy demon normale da 10 stelle, perché quale demon non è da 10 stelle, vi direte? Non lo so. Ho detto una stronzata, come al solito. Ci sono tre coin, è long, non extra long, quindi va bene. Obsolete Sky non la conosco come musica, e quindi direi che possiamo partire e vedere la practice. Mod, mano sullo Z e partiamo. Ci sono le frecce di dove saltare, questo è un lato positivo. Anche se alcune parti non sono proprio ben chiare, perché le frecce si possono confondere con le punte, che fanno appunto male. Lì devo dare un click sottilissimo. Qui c'è una piattaforma che si muove. Ok, è un livello molto particolare, non me l'aspettavo così particolare questo livello. Ok, non devo premere assolutamente nulla se non questi due orb. Inizio un po' così. Vediamo, questa nave è abbastanza leggibile, per fortuna è anche abbastanza easy, a parte questa parte qua. C'è una wave. Ah, tra l'altro non vi ho detto che ho cambiato la wave, ho sostituito quella degli illuminati, era un po' obsoleta. Io ho messo questa della spada perché richiama Minecraft, quindi ci stava. Ok, ci sono un po' di cose da premere. E c'è una ruota a velocità 2, che lì non ho ben capito, perché qua non ci sono indicatori, però penso di dover fare così. Ok, qua non c'è nulla. Ah no, devo fare un doppio clic. Ah, le frecce ci sono, ma sono molto molto poco visibili. Ok, lì c'è un UFO che non ho ben capito, però credo di non doverlo prendere. Questa wave è al contrario, tra l'altro. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Livello molto particolare. Ci sono alcuni fake e purtroppo è una cosa brutta, perché non me li ricorderò mai. Soprattutto non mi ricorderò mai tutti i posti degli orb. Diciamo che non è proprio il livello che intendevo. Ok, nave. Questa nave è difficilissima da controllare, perché devi sbattere. Ok, va bene. Lì ci sono gli indicatori per dirti dove saltare con l'UFO, e poi finisce abbastanza easy il livello. Non è un livello tanto difficile in sé per sé, quanto più che altro uno stile, un design che non mi piace tantissimo, perché sì, va bene, ci sono gli indicatori, ma a volte ci sono, a volte non ci sono, ci sono dei fake, ci sono dei cambi di velocità, di cose abbastanza importanti, ci sono delle transizioni molto molto strane, come posso definirle. Ci sono anche dei punti dove devi cliccare e non si capisce bene con che potenza, con che durata, non lo so, bisogna vedere. Ecco, diciamo che posso provare a farcela, posso vedere cosa riusciamo a fare. Clic sottilissimo. Bene. Ok, parte della nave. Ecco, sono un coglione perché sono morto subito. Ah, non mi ricordavo che c'era quell'orb lì. Va bene, va bene, va bene. Comunque sto iniziando un minimo a capire il senso di questa cosa. E non è che sia proprio effettivamente semplice. La prima parte, una volta che la impari, non dovrebbe essere troppo impegnativa. Il problema è questa nave di merda che non riesco a controllare. Non so perché, ma mi sembra più leggera la nave di peso. E lo so che non è una cosa che esiste in Geometry Dash, però a livello di codice esiste. E visto che io ci capisco un minimo, posso dirvi che è così. E vabbè. 61, va bene, va bene, va bene, non è un problema. Ok, ho capito più o meno, molto più o meno. Questa wave è veramente, veramente difficile, veramente complicato capire dove andare soprattutto.
68 è un problema gigante questa cosa qua. Sia da fare che da capire. 74, lì forse dovevo tenere premuto, ho sbagliato io. Sì, dovevi tenere premuto lì. Lì non mi ricordavo del fake, per esempio. Ok. 88, sono morto a un culo di schifo di gioco di merda. Che non mi ricordavo niente, mamma mia. Mi sono ricordato tardi che c'era sta roba che dovevi battere qui nel soffitto per farti rimbalzare bene. No, sono stupido come la merda, sono stupido, 91. Dai, cos'è quella hitbox? Dai, ma stiamo scherzando. Ma seriamente, mi colpisce anche se non ci vado, ma cosa? Ma per favore. Io veramente a volte sto gioco non lo capisco. Muoio in due punti dove non c'è niente. Sai, muoio perché sbatto in qualcosa, posso capire. A volte muoio in due punti dove proprio non c'è nulla. Yes, finito. Avevo un po' di terrore nell'ultima parte perché non mi ricordavo se dovevo premere qualcosa o no. Poi ho visto il coso rosa, ho detto premiamolo. Nel dubbio premiamolo. Va bene. Easy demo finito, senza le coin, ma ce ne fotte altamente un cazzo. Quindi va bene. Nel prossimo episodio, ragazzi, non so cosa faremo. Se faremo un demon, se faremo un insane tattico, se faremo qualche altra cosa, non ne ho idea. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi e ciao a tutti.